Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno. Video triste e incredulo. Parlando di sport, di calcio, perché le tristezze purtroppo arrivano da altre parti, ma lasciamo stare. Ieri sera è arrivata sta notizia, non so chi è che l'ha data prima, se Giovanni Albanese e poi ripresa da Di Marzio o il contrario, Di Marzio poi ripresa da Albanese, comunque poco ci importa. La Juventus ci interessa il contenuto. La Juventus pare che abbia proposto un rinnovo fino al 2026 per l'allenatore migliore al mondo, Max Acciughina Allegri. Un contratto fino al 2026 con ingaggio al ribasso di quello che percepisce adesso, è che aumenta i bonus, cioè a seconda dello schifo che farà prenderà i bonus, no? Io intanto spero che sia l'ennesima cazzata sparata da giornalisti, ma non perché voglio screditare né Giovanni Albanese né Di Marzio, ovviamente. Io mi ricordo 2 anni fa, quando Giovanni Albanese venne nella mia live. No, 2 anni fa, l'anno scorso, campionato scorso, era circa inizi di settembre, no, era in agosto, luglio-agosto, quando sotto mia pressione per 3-4 volte gli dissi che a Torino stava per scoppiare il macello in società Juventus. Lui mi negò assolutamente: a Torino va tutto bene, andava tutto a gonfie vele, ambiente sereno, eccetera, eccetera. Dopo 3 mesi si dimise tutto il CDA, e soprattutto quando io, scommettendo anche, dissi: a me risulta che De Ligt va via 100%, e lui disse: no, De Ligt quest'anno non si muove, al massimo se ne parlerà l'anno prossimo. Dopo un mese De Ligt fu venduto al Bayern Monaco. Ripeto, non voglio screditare Giovanni Albanese o Di Marzio. Spero che non sia vero, spero che non sanno nulla, che è trapelata o è stata fatta trapelare una notizia, magari anche volutamente, per far credere questo, e che poi sia tutto il contrario, come è successo quella volta lì. Io togliendo questo, c'è però anche la possibilità, come abbiamo sempre detto, che Massimiliano Allegri resti alla Juve. Io ho sempre detto, ormai io non mi fido più di nessuno, io ho sempre detto che crederò che Massimiliano Allegri lascia la Juve quando la lascerà, perché tutte le voci che dicono va via sicuro, resta sicuro, cose, io non le ascolto più, le commento, ma non le ascolto più. Voglio, almeno forse è una speranza che ho dentro di me, voglio sperare che non è così, che sono notizie fatte passare per via della borsa. Cioè, cerco di trovare qualche appiglio, perché io non posso accettare e non capisco come la Juve possa continuare con questo allenatore lì qua. E non capisco neanche come Allegri possa continuare con una Juve che non vuole.
cioè, la vedo talmente assurda la cosa, a prescindere da tutto, no? Ragionando tranquillamente, la vedo talmente assurda che non voglio crederci, perché anche Allegri anche nel mercato di gennaio, ne abbiamo parlato nel video di ieri, no? Lui le cose le fa di proposito, lui ha fatto entrare tutti, ha fatto entrare pure i pulcini, se c'aveva faceva entrare anche i pulcini della Juventus, ma non ha fatto entrare l'ultimo acquisto della Juventus, che più gioca e più farebbe risparmiare soldi alla Juve. Chiaro messaggio che Alcaraz non lo voleva e voleva Bonaventura, chiarissimo messaggio, no? È inutile che qua stiamo qua a girarci intorno alle cose. E allora dico, come possa lui, cioè che uomo è Massimiliano Allegri se accetta questo? Non parlatemi di amore per la Juventus, perché Massimiliano Allegri non ama la Juventus, perché uno che ama la Juventus, quando comincia a vedere che il problema è lui, o è anche lui, vi faccio passare anche che è anche lui uno dei problemi, lui resta lì fregandosi di tutto, anzi, e lancia messaggi chiari alla società come li ha lanciati domenica contro l'Udinese. Quello non è amore per la squadra. Uno che c'ha amore per la squadra fa come ha fatto Lippi, fa come hanno fatto tanti allenatori, come ha fatto Gattuso col Milan, come insomma tantissimi, ne possono meglio stare qua a nominare, come ha fatto Savi adesso col Barcellona, che ha detto a fine anno io lascio perché si prende le responsabilità. Questo non se ne prende le responsabilità. Allora non parliamo di amore, lui no, lui la Juventus e la sua comfort zone, gli ha fatto un contratto da folli, perché quello è un contratto folle fatto a questo personaggio qua, e lui, siccome sa che difficilmente trova una panchina l'anno prossimo, cioè io voglio sapere chi è che l'anno prossimo dà 9 milioni all'anno a questo qua se dovesse andare via dalla Juve. Cioè voglio guardare in faccia il direttore sportivo, la società che dà 9 milioni all'anno a questo personaggio qua, quando lui ti ha dimostrato, perché noi dobbiamo dire, noi non siamo come Sabatini, come Giuliani, come Zazzaroni, come Caressa, noi dobbiamo essere onesti e dobbiamo dire quello che si vede, a prescindere dai problemi societari, squadra giovane, tutto quello che volete. Per tutti gli alibi possibili e immaginabili, un dato di fatto certo e sicuro è che Massimiliano Allegri in 3 anni non ha saputo dare un'identità a questa squadra. Punto. Non c'entra niente i giocatori giovani, quelli anziani, quelli infortunati, non c'entra nulla. Un allenatore che insegna il suo calcio deve dare un'identità alla squadra, se no non giocherebbe nessuno a calcio, non giocherebbe l'Empoli, non giocherebbe il Crotone, non giocherebbero queste squadre qua, perché non c'hanno Platini e Maradona in squadra. Quindi anche se tu hai una squadra giovane, inesperta, scarsa, ma i moduli, ma tu devi insegnargli gli schemi, li devi insegnare, a prescindere se c'hai il campione o se c'hai l'emergente, devi insegnarli. Poi, una volta che tu li hai insegnati, ovvio che tecnicamente c'è il campione che farà bene, è quello più scarso che stopperà male la palla, farà fatica a fare il passaggio, ok, ma tu devi insegnare i movimenti. In questa squadra sono 3 anni che non ha movimenti, sono 3 anni che gioca casualmente, in modo casuale, che gioca per forza d'inerzia, che gioca solo con la grinta, solo fisicamente quando ne hanno, eccetera eccetera eccetera. Quindi io non capisco Allegri perché accetta questa cosa qua, e non capisco, cioè Allegri lo posso capire perché tanto non lo vuole nessuno altro che il Real Madrid, ma non capisco come una società come la Juventus permetta a questo individuo qua
di continuare a calpestare la società Juventus. Non capisco perché la società Juventus continua a mettere avanti Allegri e dietro la storia della Juventus. Non capisco perché una società come la Juventus non prenda una posizione sullo schifo che si vede da 3 anni, tatticamente parlo, e continua a far finta di niente. Posso capire i bilanci, posso capire tutto quello che volete, ma si arriva a un punto dove bisogna dire anche basta e prendere in mano la situazione. Scrivetemi cosa ne pensate voi. Ho voluto fare un video tranquillo, senza attacchi, senza niente, ma pieno di delusione, pieno di tristezza, pieno di rammarico per quanto riguarda la nostra Juventus. Io domani si gioca a Verona, vi dico già adesso, se domani vinciamo a Verona, no, perché domani la Juventus secondo me vince a Verona, torneranno i topini a dire chiedete scusa ad Allegri, solo Allegri poteva riattrezzare questo momento, no, e tutte le puttanate che ascoltiamo da 3 anni a sta parte. Polvere sotto il tappeto, fino alla fine.